Abbiamo messo insieme due notizie diverse, una non bellissima, una vediamo. Non bellissima addirittura. Non bellissima perché sono usciti i dati dell'OCSE riguardanti l'Italia. L'Italia risulta il quarto paese più sedentario al mondo. L'OCSE è l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Ma non è vero, è che non avevamo voglia di rispondere. La gente fa sport, ma dai. Vabbè, io che frequento tanto il parco con Gina vedo. Sì, però tu vivi in un quartiere, in una zona, non è tutta l'Italia, diciamo. E poi una fascia di età, evidentemente l'Italia è un paese, lo sappiamo, anche di grandi, un paese vecchio. Tante generazioni che ci hanno preceduto non fanno sport e soprattutto non c'è l'abitudine. Ormai ci si muove anche per poco con l'auto, per esempio, no? Si fanno anche per andare a comprare le sigarette, c'è un sacco di gente che scende. Già dici, che sto però andando a comprare le sigarette. Però saluto tanta gente, la gente che sa che parlo di loro. È un problema questo. Intanto l'OCSE fa i conti, quindi fa una roba che noi non sappiamo fare. Dice che il costo per il sovrappeso, diciamo, in salute è di 4,5 miliardi di euro, quindi è un'incidenza economica sul paese, ma in realtà la questione che dice che ci sono 25 milioni di persone sovrappese in Italia, di cui 6 milioni sono in obesità. E dice, al di là delle questioni personali, delle, come dire, dei casi di disfunzioni e di problematiche diverse, di fondo c'è una specie di retaggio alimentare per cui non si percepisce il fatto che ci si sta alimentando troppo rispetto al tipo di attività fisica che si fa. Questo è il primo dato. Ma su TikTok mi sorprende che tu non l'abbia parlato, perché c'è un grandissimo trend mondiale. Ma non le compaiono. I trend mondiali non le compaiono. Non arriva da Napoli. No, non a Napoli ancora. Io non Napoli c'è. Giappone, basta, non mi appare non nient'altro. Però ti piacerà molto perché è il trend del silent walking. Silent walking. Come funziona? Dall'inglese silent, silenzio, silenzioso, walking, camminare. Brava. Bravissima. Grazie. È esattamente questo. Ci sono un sacco di profili che stanno ricevendo un sacco di follower e semplicemente raccontano su TikTok la pratica del silent walking, che funziona così sostanzialmente. Decidi, perché la cosa nuova è questa, ti dai un planning, un obiettivo, dici una volta a settimana, due volte a settimana, tre volte a settimana, vado anche in un parco pubblico, come diceva Valentina, sì. Detta, se non si abita in campagna si può andare in una zona un po' più verde, anche un parco pubblico appunto, si decide di fare un'oretta, tre quarti d'ora, sì. Si cammina, ma la cosa è, si cammina senza cuffie, okay. Senza ascoltare musica, sì. L'ideale sarebbe appunto un parco sufficientemente grande per godere di rumori che non sono quelli urbani e che non sono le cose, okay. Che abbiamo detto. Eccoli. Questo. Ma a me piace, sai perché non mi appare? Perché mi piace farlo, non mi piace guardarlo. La noia, se provo a cercarlo su TikTok mi scacchia l'algoritmo. Ma no, per carità. Bene così, Giappone, Napoli e basta. È un bellissimo.